Ave gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War, nell'espansione Wrath of Sparta, la furia di Sparta. Devo dire, la politica di DLC di Creative Assembly non mi è piaciuta per niente. No, infatti appena ho avuto l'opportunità evitavo i DLC, a meno che quelli del lancio, quelli vicini al lancio, che comunque erano gratuiti per via temporanea, oppure erano gratuiti quasi per sempre, non mi ricordo quali DLC, però comunque, la maggior parte non li ho comprati. L'unico DLC, oltre al Blood Pack che ho comprato, è stato Hannibal at the Gates. Il resto di DLC, alcuni me li hanno regalati, alcuni me li hanno concessi, varie cose. Wrath of Sparta ero indeciso, sull'acquistarlo o meno. L'ho acquistato alla fine, lo state vedendo qui, e perché effettivamente porta qualcosa di nuovo. Caesar in Gallia non l'ho mai giocato, anche se ce l'ho, perché non è un'espansione che mi interessa, perché aumenta solo un po' di più, come tutte le espansioni alla fine di Rom 2, il raggio un po' della mappa, praticamente Gallia. Alla fine le fazioni sono quelle, le più grandi fazioni presenti nella campagna: Roma, Suebi e Arverni sono già presenti nel gioco. Poi, oltretutto, l'ambientazione non mi fa impazzire, era qualcosa di forzato. Hannibal at the Gates aveva tutte le carte in regola per essere la migliore espansione, infatti non ho ancora tanto giocato questa Wrath of Sparta, però Hannibal at the Gates fino adesso è la mia espansione preferita, come se non ci volesse tanto. L'Emperor Edition non si conta perché comunque è un DLC gratuito, praticamente, un'espansione gratuita. E infine Wrath of Sparta, eccola qui. Wrath of Sparta, vediamo, perché comunque è ambientato in maniera antecedente rispetto ai fatti narrati di Rom 2. Infatti la data di partenza è durante più o meno le guerre del Peloponneso, anzi durante la guerra del Peloponneso, che comunque è circa 100, 150, 200 anni prima di Rom 2, non mi ricordo, però comunque siamo in maniera precedente rispetto a Rom 2. Aumentano molto la parte di una mappa che comunque è quella della Grecia e che è molto interessante. Vediamo un po' com'è. Ci sono quattro fazioni molto interessanti. Due già presenti su Rom 2, almeno se avete il DLC del lancio, Atene e Sparta, che non giocherò perché Atene l'ho già giocata e Sparta non mi piace come civiltà, non mi è piaciuta. Ce ne sono due. La Lega Boiotia, non so come si chiamarla, è più che altro Tebe, la famosissima città di Tebe. E Corinto. E appunto farò Corinto, una città-stato forse terza per importanza nella Grecia, perché occupava una zona molto importante, anche se comunque Corinto non ha mai puntato all'egemonia della zona. Si è sempre un po' si è sottomessa a Atene o a Sparta, non è che in maniera vistosa è sottomessa, però comunque ha sempre patteggiato o per una o per l'altra. Infatti è stata alleata a lungo con Sparta, poi è stata comunque durante le invasioni persiane è stata un po' dalla parte di Atene per il controllo egemonico ateniese, però dopo vari conflitti tra Atene e Corinto, adesso in questa nuova coalizione che si è formata contro Atene, che è partita più che altro questa guerra del Peloponneso in Sicilia, tra dispute tra due città piccole della Sicilia, non mi ricordo quali, che comunque poi dopo è entrata Siracusa e di conseguenza è entrata Atene per ristabilire l'ordine in Sicilia. Questo ha mandato un po' di casini in tutta la provincia e siamo in guerra soprattutto nel Peloponneso oltre che in Sicilia. Però purtroppo, come potete vedere, la Sicilia non c'è. Ed è una grande mancanza di questa espansione, però ci passeremo sopra. Iniziamo subito con Corinto. Eccoci qua. Bisogna fare una lunghissima premessa su qual è la nostra situazione di partenza e qual è la situazione di partenza delle quattro grandi fazioni, inclusa la nostra. Noi partiamo non solo con la città-stato di Corinto, ma partiamo con altri domini, in particolare incontriamo tutta la provincia di Ambrachia, che comunque è un alleato di Corinto, però in questa partita noi la utilizziamo questa zona, abbiamo tutte le città della zona, non volevo fare questo, e quindi qui possiamo puntare. Per creare una sorta di egemonia nella zona possiamo andare a sud, partire
per prendere Termon dalla Lega Etolia e infine prendere Naupacos da Atene. Oltre a questo possiamo andare alla città di Corfù, all'isola piccola di Corfù, e possiamo anche andare a prendere l'isola di Zacinto, la famosissima isola per noi italiani. Oltretutto, possiamo anche conquistare la Calchicidicia, il che è abbastanza difficile perché comunque se vedete qui abbiamo solo una piccola città, la Calchicidicia, che non è nemmeno la città più grande della zona. La città più grande è Torone, che è controllata da Atene. Poi del resto qua abbiamo nulla, qua ci sono i Macedoni e oltretutto qua a nord in tutta questa striscia di Tracia o Ellesponto, non so come si chiama, è controllato da... non è l'Ellesponto, scherzavo, è comunque controllato da Atene. Quindi dobbiamo aspettarci qualche invasione nella zona. Oltre a questo, più che altro siamo in una zona molto importante, l'Istmo di Corinto, quindi siamo più o meno alleati con tutte le fazioni del Peloponneso. Non siamo contro nessuno, possiamo andare contro Argos se vogliamo per prendere un po' di ceramica qui nella zona. Ci può aiutare, però comunque non voglio poi dopo avere dei malus diplomatici con altre fazioni. Detto questo, noi abbiamo una buona flotta, ma non buona quanto quella di Atene. Se dobbiamo fare più che altro parallelismo tra Atene e Corinto, noi siamo secondi a loro. Però comunque siamo secondi ad Atene ed essere secondi ad Atene nella flotta, fidatevi, è una gran bella cosa. Abbiamo anche vari bonus alla flotta. Quindi direi, appena questa flotta, che sono i Poseidon's Chosen, se ne vanno dalla zona, quando se ne andranno non so dove, a fare le loro cose, voglio fare una piccola invasione navale, se riesco, con questa forza che mi ritrovo. Che ovviamente è abbastanza difficile. Non abbiamo nemmeno mercenari nella zona, quindi vedete un po' voi. Qui dovrei prendere o Corfù o spingermi giù a prendere Termon. Non so. Perché comunque non è alleata con nessuno la Lega Etolia. Però si può fare effettivamente, così possiamo poi dopo prendere magari la Lega Caica e poi dopo collegare tutte queste zone. È un'impresa un po' ardua, però si può fare. Tanto qui a Pronnoi, che comunque è dell'isola, iniziamo a fare subito un Master Field e poi dopo possiamo... che ne so, andare un po' in giro. Non so se voglio andare subito contro Corfù. Più che altro devo fare attenzione qui nella zona. Questa zona qui, la Calcidicia, devo tenerla. Perché controllo solo, diciamo, un ramo della Calcidicia, che comunque è una regione molto importante. E dobbiamo tenerla a tutti i costi. Quindi un'alleanza o comunque un supporto macedone sembra necessario. Quindi patto di aggressione, offriamo tantissimi soldi. Tipo 600, ti può bastare. Offriamo di più, non è un problema. Offriamo di più. Vediamo. Vediamo. No, costa troppo. Allora dobbiamo comunque sperare in qualcosa. Magari i macedoni vogliono stare sempre un po' sopra le parti. Il che ovviamente è qualcosa che farei anch'io. Però dobbiamo portarci dalla nostra parte. Vediamo se riusciamo a portare l'Epiro come nostro alleato. Tu non sei guerra con nessuno, quindi è una buona cosa per te. Però facciamo un patto di un'aggressione, magari. Perché se mi invado anche loro da nord, non è una grande bella cosa. No temple can stand upon just two pillars. We cannot agree. Vado di 900, provo. We see Più o meno magari loro mi vedono alla stessa maniera. Intanto, vediamo con altre fazioni. Tebe, May Hermes bless us both facciamo with skillful accordo tongues. commerciale. Benissimo. You speak with Poi, Elis.
non possiamo fare nulla. Sparta, siamo già comunque amici. Adesso vediamo. Possiamo andare ad Argos. Ad Argos o a prendere la Lega Achea. Argos o Achea. Vediamo un po'. Se dobbiamo andare contro la Lega Achaia o Achea, non so come chiamarla. Contro la Patrasso, una città che adesso è molto importante, però una volta non so quanto fosse importante. Si può andare contro Argos effettivamente, fare un attacco veloce, giusto per prendere pian piano potere nella zona. Si può fare come? L'unica cosa è che Corinto rimarrebbe sguarnita. Quindi è meglio fare subito un'altra forza. Ok, altri soldati. Prendiamo un po' di giellotti che servono un po' anche un paio di cavalieri. Qua il tempo di reclutamento è molto più elevato, quindi dobbiamo anche fare attenzione a questo. Quindi possiamo dopo puntare direttamente ad Argos. Intanto qui a nord. Stiamo qui in mezzo. Mezzo alle onde. E ok, abbiamo più o meno speso tutti i nostri soldi. E possiamo fare altri trattati. Più che altro. Lega Italia. Queste leghe qui piccole. Non mi va tanto di fare qualche accordo. Magari si può puntare più che altro con Macedonia. Tutti i soldi. Non ho abbastanza soldi. Comunque si potrebbe puntare un po' con i soldi nei confronti della Macedonia, che comunque rimane una potenza di tutto rispetto. E anche l'Epiro, senza dubbio. Anche l'Epiro. Vediamo un po' cosa fare. Tanto Atene si sta muovendo. Possiamo intercettare la flotta? No, ci attaccano loro. Loro hanno. Abbiamo la stessa quantità di truppe. Abbiamo solo un giavellottista. E loro hanno un arciere, l'unica differenza. Vediamo se possiamo vincere. Io nelle battaglie navali, sapete, io faccio veramente schifo. Vediamo un po' come fare. Il mio piano magari è tenere le navi da tiro davanti, che devono passare indietro al nemico, fare giri lunghi, lunghi. Intanto tutte le navi sono dello stesso tipo, anche quelle del nemico. E c'è anche. Vediamo un po', sono delle triere. Sono navi diverse da quelle di Rom 2. Triremi, triremi. Benissimo. Così. Oppure mettiamo queste due navi assieme che magari stanno unite, possono fare più danni. Ok, puntiamo con le nostre forze da sbarco contro queste piccole navi e facciamo subito un abbordaggio. Quindi. E qui. Perfetto. Sparate i giavellotti se potete. Anche. No, qua ci sono i giavellotti del nemico. Ok. Vediamo se riusciamo a scappare dall'attacco del nemico. Andiamo un po' lentamente, scusate, però queste battaglie navali sono difficili. Ok, qua lo scontro. Qua stiamo più che altro tenendo anche a distanza delle truppe del nemico. Qua ci sono i nostri giavellottisti che stanno facendo un po' di danni. Più che altro quello che devono fare è anche tenere a distanza le truppe del nemico. Poi qui continuate a speronare il nemico.
Perfetto. Ora possiamo speronare qui con una nave. Così praticamente riusciamo a dare più supporto nella zona. Fai che andare contro questa, va. Ok. Qui una nave è stata mandata in rotta. E qui vediamo se riusciamo a speronare qualcosa. Magari no, però se si riesce, bene. Qua stiamo un po' perdendo, Speronate. E anche qui andate a speronare. Continuiamo a speronare. Bene. Qua questa nave qua però probabilmente non avrà speranze. Però comunque siamo ancora con un po' di truppe. Qua si stanno per ritirare perché c'è ancora lo scontro sulla nave attualmente. Mannaggia ste navi però che non rispondono ai comandi. Ah. Dannazione, perché comunque non rispondono ai comandi? Una cosa che a me dà troppo fastidio. Dannazione. Speronate, dai. Madonna mia, no, non ce la fanno. No, non ce la possono fare. Ok. Speroniamo alle spalle questa piccola nave. Speronate. Madannazione. Però sto gioco, le battaglie navali di Rom 2 sono un po' fatte male. Un po' tanto. Ok, una nave esplosa, che è una cosa fantastica. Però c'è un'altra nave alle spalle. Però sarebbe anche bello vedere qualche azione. Ok, un'altra nave esplosa. Non esplodere tu nave, non esplodere. Tu passa in mezzo. Ok, qua questa nave qua se prende un'altra speronata perde, però. Però queste navi che non rispondono ai comandi sono veramente un po' fastidiose. Ok. Qua quanti sono rimasti sopra? Possiamo fare un abbordaggio se vogliamo. Sempre se possibile. Se no andiamo contro questa nave. Sempre se non è troppo difficile muoversi con questa nave. Perché non si sta muovendo però? Non si muove. La nave non si muove. È una cosa fantastica. La nave non si riesce a muovere. L'altra nave esplosa. E non so ragazzi, che volete fare? Non posso nemmeno darti l'ordine di ritirata. Beh, siamo messi male.
Devo alzare le braccia al cielo, perché se le navi non si spostano è abbastanza difficile vincere una battaglia navale. Un po' tanto, forse. Sono i difetti delle battaglie navali di Rom 2. Non è un segreto che Rom 2 abbia dei difetti sotto questo punto di vista. L'abbiamo visto anche in passato. Quindi... Aia. Ed è anche un bel problema, perché Atene ha una flotta potentissima. Quindi se ci dobbiamo anche affrontare una flotta con qualche svantaggio, che è quella dell'intelligenza artificiale, è un bel problema. Comunque abbiamo dato una... Comunque... Se non fosse per questo, magari potevamo vincere, però abbiamo perso lo stesso. Abbiamo perso lo stesso, il nemico però ha ancora delle navi, non è ancora una. Quindi con queste navi magari possiamo ancora fare qualche altra forza. Tanto qui si sono ritirati dalla zona, quindi magari posso prendere subito il porto. Ok, faccio attenzione più che altro a Corchia. Formi è morto ovviamente in battaglia. E... prendiamo uno a caso. E torniamo nel porto. Perché qua abbiamo due porti diversi? Dannazione. Tanto qui facciamo delle navi. Delle... dice velottisti anche un po' qui. Ok, per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Mi dispiace che le battaglie navali siano un po' così, però... alla prossima, gente, da resto è tutto. Ciao ciao!